Nell'ambito del progetto Cultura in Gol promosso dalla cooperativa Group Tevere Servizi, si è svolto all'oratorio di San Crescentino a Morra di Città di Castello un evento dedicato alla figura del maestro Alberto Burri, a cui hanno preso parte i ragazzi dell'Under 15 Serie A e B del Perugia Calcio in ritiro proprio nella frazione Alto Tiberina. La finalità è appunto quello di comunicare il grande patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale. In particolar modo questo evento, che è stato uno dei tanti che ha coinvolto i ragazzi della formazione dell'agonistica del settore giovanile del Perugia Calcio, va un po' a concludere in quanto coinvolge l'ultima formazione della parte della componente agonistica del Perugia Calcio che prenderà parte al progetto. Accanto all'Under 15, a chiudere la prima edizione di Cultura in Gol, anche i giovanissimi regionali e sperimentali del Perugia Calcio in ritiro a Città di Castello. Crediamo fermamente che questo progetto, appunto Cultura in Gol, sia un punto fermo, nel senso che mette insieme l'attività sportiva e le attività insomma, in cui sono coinvolti anche i ragazzi più giovani del nostro territorio, ma non solo, col mondo della bellezza che abbiamo intorno a noi, sia a livello paesaggistico, ma soprattutto insomma, culturale, architettonico. E insomma proprio la giornata di oggi credo che sia un po' il punto nevralgico, nel senso che siamo nel comune di Città di Castello, siamo nell'oratorio di San Crescentino che ospita affreschi di Signorelli e che è stato risistemato grazie al contributo del maestro Burri. I ragazzi avranno modo conoscere, di apprezzare quello che è uno scrigno d'arte, l'oratorio di San Crescentino, e avranno modo di poter prendere parte ad un'esperienza unica, cioè quella di conoscere quello che è uno tra i più grandi artisti dell'arte contemporanea, Alberto Burri, da un punto di vista differente, un lato più umano legato alla passione del maestro Burri per il gioco del calcio e in particolar modo per il Perugia Calcio. Di questo aspetto ne hanno parlato Giuseppe e Giacomo Fortuni, figli di Tito Fortuni, autore del libro Alberto Burri, l'amicizia, presentato in questa occasione, e l'ex allenatore del Perugia dei Miracoli, Ilario Castagner. Mio padre era grande amico di Burri per tutta la vita, grande appassionato della sua arte, insieme grandi tifosi di calcio per tutta la loro vita. Hanno militato nella stessa squadra giovanili, mio padre in porta e Alberto Burri all'attacco, tra l'altro era un bravissimo calciatore, e poi sono diventati tifosi sfegatati del Perugia Calcio, quello del Perugia dei Miracoli, il Perugia di Ilario Castagner per intenderci. Gli piaceva sentire parlare della formazione, no? Voleva sapere chi faceva giocare quando c'era qualche dubbio, gli piaceva sentire degli avversari, quali erano i punti forti, cosa bisognava fare per cercare di limitarne la pericolosità. Proprio era un tifosissimo di quelli quasi ultras praticamente.